Vertice contro il tifo violento. L'appuntamento è domani al Viminale per le 12. Intorno al tavolo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e i presidenti di Federcalcio e Lega Serie A, Gabriele Gravina e Lorenzo Casini. Gli incidenti di domenica scorsa sulla 1 tra gli ultras di Napoli e Roma hanno reso di nuovo urgente la questione. Saranno prese decisioni adeguate rispetto alla gravità del fenomeno, dice fiducioso il ministro dello Sport Andrea Bodi. La proposta del calcio è rafforzare la prevenzione anche con la tecnologia e il riconoscimento facciale per individuare subito i responsabili e sanzionarli. Il ministro Piantedosi, intervenuto sulla 7, annuncia la linea dura. Innanzitutto una linea di rigore che sia condivisa, non solo quando c'è l'emotività dell'episodio avvenuto a caldo. E darò indicazione all'osservatorio sulle manifestazioni sportive perché ci sia una impostazione di massima precauzione. Il divieto alle trasferte, anche per evitare incroci pericolosi come quello di domenica scorsa tra tifoserie con destinazioni diverse, verrà utilizzato con il massimo rigore. A stretto giro arriveranno limitazioni alla presenza dei tifosi della Juventus a Napoli nella super sfida di venerdì prossimo, considerata ad alto rischio dall'osservatorio per le manifestazioni sportive. Sul fronte processuale, invece, tornano in libertà due ultra della Roma arrestati ieri per gli scontri sulla 1. Per Emiliano Bigi e Filippo Lombardi, il giudice per le direttissime della capitale non ha rinvenuto i requisiti di necessità e di urgenza per l'arresto in flagranza differita.